Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, costruire futuro, un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e ben trovati e ben trovate a Costruire Futuro. Io sono Davide Pelanda e oggi benvenuti in galera. È il saluto ufficiale e un po' spiazzante che si riceve varcando la soglia del ristorante sociale di Bollate, dove ad accogliervi ai tavoli e in cucina c'è il personale composto da professionisti della ristorazione, provenienti direttamente dalla casa circondariale, a due passi da quel locale. Detenuti ed ex detenuti, che hanno scelto una nuova vita, un riscatto sociale per rientrare nel mondo del lavoro, dopo aver scontato la pena e per eliminare lo stigma che la società imprime a chi ha trascorso un periodo della propria vita in carcere. A oggi sono circa 80.000 i clienti passati in questo locale. Un'idea originale, un'esperienza iniziata nel 2004, si legge su una scheda dal sito internet www.ingalera.it con Lucia Castellano e continuata con il direttore Massimo Parisi. Ha portato le realtà dell'istituto con soddisfazione verso grandi successi e non sempre facili traguardi. Ne è un esempio, si legge sempre, ABC, la Sapienza in Tavola, cooperativa sociale di cuochi professionisti che sotto la presidenza di Silvia Polleri offre catering di alto livello garantito dall'esperienza decennale che la contraddistingue. ABC La Sapienza in Tavola, si legge ancora nel sito, ha da sempre un sogno ambizioso, a completamento del percorso riabilitativo, aprire un ristorante con la partecipazione dei detenuti, offrendo un vero e proprio forte curriculum lavorativo. Questa impresa sociale nel campo della ristorazione, aperta al pubblico esterno e gestita dalla cooperativa in cui lavorano i detenuti del carcere, la si è potuta realizzare, si legge sempre nella scheda del sito web, grazie al supporto della Fondazione Cariplo, il Ministero della Giustizia, l'Istituto Alberghiero Paolo Frisi, già presente nel 2012 con la sezione carceraria, e la Fondazione Peppino Vismara. Mentre Welfare Ambrosiano, nell'ambito dell'acceleratore di impresa del Comune di Milano, contribuisce al progetto complessivo di ABC, con un contributo economico. Inizialmente la cooperativa sociale, composta appunto da detenuti provenienti dal settore di ristorazione e soci esterni, operava come catering, fornendo un servizio di alto profilo ad aziende, pubblica amministrazione, università, associazioni e privati in occasione di convegni, matrimoni, battesimi e compleanni, portando a termine, si legge sempre nel sito del ristorante, più di 450 eventi, tra cui ricevimenti e cene di gala per clientela di rappresentanza. Produce inoltre pasticceria e pizzeria da asporto e gestisce dal 2014 il bar spaccio interno della Polizia Penitenziaria, impiegando anche in questa attività personale esterno e detenuto. Nel 2012 partecipa e sostiene con una raccolta fondi adotta un allievo alla scuola alberghiera, l'ingresso della sezione carceraria dell'Istituto Alberghiero Paolo Frisi, che con la casa di reclusione sperimenta già da anni progetti e iniziative diretti a innestare sinergie proficue per le rispettive finalità. Offrire anche competenze attraverso un percorso didattico formativo con il conseguimento di un diploma. Consolidare e ampliare le possibilità di reinserimento, raggiunto il fine della pena, nella società. Nel 2015, il primo quarto anno, l'anno Venturo, la prima maturità del settore alberghiero della casa di reclusione. Nel 2013, la società Got Point, la cui missione è supportare le organizzazioni profit e no profit e affiancare le aziende che operano o intendono operare nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, su mandato della società PVC, un network distribuito in 158 paesi con oltre 195.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio, advisory e consulenza legale e fiscale, incarica ABC, cooperativa, di aprire e gestire in partenariato un ristorante sociale. ABC Cooperativa, con Frisi e direzione della casa di reclusione, condividono e perfezionano con il nuovo partner PVC, che contribuirà anche con sostegno economico, il progetto già avviato per realizzare un ristorante in carcere. Nel 2015 il sogno di ABC si avvera,
La direzione della casa di reclusione, autorizzata dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, concede in comodato d'uso, nella propria struttura, gli spazi possibili alla realizzazione del progetto ristorante sociale. Facciamo un attimo di pausa e ci ritroviamo con un ospite in studio. A tra poco. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. Siamo fatti così. Fiducia, gioia, piacere, rabbia. Stati d'animo ed emozioni che proviamo tutti. Ma cosa accade dentro di noi? Come siamo fatti dentro? E come interviene il nostro organismo nelle emozioni? Ne parliamo a Caffè Italia venerdì alle 10 a Siamo fatti così. Conversazioni tra biologia ed emozioni con Tania Cariani. Costruire futuro. Rieccoci rientrati in studio con Costruire il Futuro. Stavamo parlando del ristorante gestito da una cooperativa di detenuti proveniente dalla casa circondariale di reclusione di Bollate. E con noi oggi l'ideatrice e anima del ristorante In Galera, Silvia Polleri, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Silvia. Buongiorno, buongiorno e grazie. Sono Silvia Polleri. Polleri, e sì. Ho aperto 20 anni fa la cooperativa dentro il carcere di Bollate. Ecco, prima lei faceva la maestra della scuola dell'infanzia. Come mai ha deciso appunto di aprire questa ristorazione nel carcere di Bollate? Cos'è che l'ha spinta? Vorrei innanzitutto precisare che le professioni non si possono inventare. In realtà io sono stata chiamata dal carcere di Bollate perché dopo i 22 anni di educatrice scuola materna, io ho creato una nuova professione, ho fatto professione di quello che un po' era la passione della mia vita, cucinare. Io dico sempre che la cucina è una forma di tossicodipendenza. Ho cominciato per passione all'età di 12 anni, accompagnata da mia nonna che mi buttava chili di moscardini. Io sono genovese di origine, moscardini da pulire, e di conseguenza questa passione mi è entrata proprio nel corpo. La cucina ti entra nel corpo. Quando ho finito la mia professione di educatrice di scuola materna, mi sono formata per aprire un catering. Coccolavo la buona borghesia milanese, amavo dire che portavo il bon ton nelle case private, piccolo catering, massimo 80-100 persone, che ho gestito per 10 anni. Io fui contattata dal carcere 2 anni dopo che avevo chiuso, perché esistono sempre le spie che conoscono la tua vita, e sono stata proprio contattata con questo obiettivo. Non avrei potuto inventarmi, è una truffa pensare che giusto per volontariato si possano fare tutte le professioni. Quindi sono stata miratamente scelta per competenza. E però la proposta fu indecente. È una proposta indecente chiedere: signora, vorrebbe aprire un catering insieme a dei prigionieri in esecuzione di pena e portarli fuori per fare catering? È indecente. Questa proposta indecente l'ha portata a lavorare appunto con detenuti che lavorano adesso con lei da tanti anni. Come si lavora con i detenuti? Imparano da zero? Hanno delle mansioni già specifiche? Qualcuno ha già fatto un lavoro nell'ambito della ristorazione? Ecco, che tipo di formazione hanno? Come si è trovata a lavorare con loro? Ma guardi, quando ho cominciato nel 2003, che sono entrata nel carcere di Bollate, premesso che io di carcere non ne sapevo assolutamente nulla, ma proprio meno di zero. Però mi occupavo da tempo di sociale, lavoro stesso che ho condotto per 22 anni, l'ho fatto nelle periferie milanesi, quelle che a volte io ho definito il Bronx della città. Quindi persino ho avuto una forma di servizio civile per 2 anni in Uganda insieme a mio marito, però di carcere non me ne ero mai occupata, non per scelta, probabilmente per la sottaciuta paura che uno di noi ha del carcere. Quando sono arrivata però io posi 2 condizioni. La prima, che volevo conoscere le risorse umane che mi venivano proposte, e la seconda
che io ci sarei stata ad andare avanti in questo progetto solo se potevo rendermi conto che si sarebbe trasformato in un vero lavoro. I primi detenuti erano dei detenuti che già precedentemente appartenevano al settore della ristorazione e devo dire che nel primo anno già ci accorgemmo che c'era un buon margine di possibilità di lavoro in questo settore all'esterno, ovviamente, del carcere, e quindi fu così che cominciò la nostra, mi sento di dire, la nostra avventura, perché inizialmente era proprio uno scoprire nuovi mondi. Così partimmo. Poi nel tempo ci rendemmo conto che era fondamentale creare una professionalità anche in chi non aveva un passato di questo tipo. Nel 2012 riuscì a far entrare l'Istituto Alberghiero Paolo Frisi, che è nostro vicino di casa a Quartogiaro, e fondammo a Primo, grazie al preside, al direttore e al Ministero dell'Istruzione, riuscimo ad aprire l'azione carceraria con diploma quinquennale. Ad oggi siamo alla terza tornata di maturità. Ecco, siamo appunto abituati a vedere in televisione ovunque gli chef stellati, ogni ristorante ha il suo chef stellato, ecco, diciamo così. Voi ce l'avete? Noi siamo birbanti, l'ho sempre detto come definizione, anche nel 2015 l'apertura di questo ristorante che il nome non nasconde, In Galera noi ci chiamiamo. Nel concept che abbiamo scelto, abbiamo deciso, abbiamo completato il nostro essere birbanti, perché ci chiamiamo In Galera il ristorante del carcere più stellato d'Italia. Questa è proprio una grande birbantata, perché si gioca un po' su questo equivoco. Il nostro chef è un signore che avrebbe potuto ampiamente conseguire precedentemente la stella Michelin, e poi gli inciampi della vita succedono, accadono, ma la guida Michelin non ci ha riconosciuto ancora la stella, ma ci dà la nomination, per cui nella geolocalizzazione noi siamo indicati e consigliati dalla guida Michelin, ed è molto carino questo, perché spesso le persone non capiscono che stanno entrando in prigione, ci telefonano avanti al cartello casa di reclusione e dicono: scusi, ma io sono qui davanti ma non vedo un ristorante. Signora, si accomodi, entri. Ecco, per, appunto, per Natale e Capodanno che cosa prevedete come, tra virgolette, menù? Se c'è una situazione diversa ce la può spiegare. Ecco, noi abbiamo fatto una scelta di campo. Siamo un ristorante importante dove sono passate in 7 anni più di 80.000 persone che mai si sarebbero avvicinate al carcere. La nostra mission è usare il ristorante, che deve essere molto buono, qualificato, ma come strumento per far entrare la società esterna e far vedere che il detenuto non è solo l'immaginario che ci siamo sempre fatti, brutto e cattivo, è una persona che fa parte della nostra società e che si sta reinserendo progressivamente. Proprio per questo la nostra scelta di campo è stata: festivi, rigorosamente siamo chiusi, per dare spazio alle persone che lavorano al ristorante e sono in esecuzione di pena, quando conseguono la possibilità di avere dei permessi di poter tornare alle proprie famiglie. Questo è il momento a cui noi teniamo moltissimo, è il benessere dei nostri dipendenti, ci teniamo proprio tanto e siamo molto contenti se questo può avvenire. Quindi
auguriamo buon Natale a tutti, ma il giorno di Natale saremo nelle nostre case. Grazie mille, una bella iniziativa quella di Ristorante in Galera, appunto, di Bollate. Ringraziamo Silvia Polleri di questo intervento e soprattutto di questo enorme lavoro che sta facendo, e auguriamo a tutti buone feste e buon Natale anche ai nostri ascoltatori. Costruire futuro, Davide Pelanda. Grazie, grazie. Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, Costruire futuro, un'idea di Davide Pelanda.